Maurizio De Giovanni, buongiorno. Finalmente sono Buongiorno, tornato alla buongiorno a Casa tutti. della Letteratura con uno scrittore autorevole come te, meloso di successi dei tuoi romanzi, sono approdati anche in televisione, ma sei stato nominato da Monica Sante di Tatisso, che ti chiede di raccontarci un aneddoto. Sì, io sono innanzitutto contentissimo di essere stato nominato, contentissimo di questo tipo di format che mi piace molto, quindi complimenti, e Grazie. contento di poter poi a mia volta nominare qualcuno al di fuori del mio settore, come poi ti dirò. Niente, la scrittura è vista sempre come o qualcosa di statico, di fermo, viene vista come una differenziazione tra chi scrive e chi legge, cioè non si immagina un contatto fra lo scrittore e il lettore. Invece questo contatto si verifica spesso. Io è una scoperta che ho fatto tardiva la scrittura, perché ho cominciato a scrivere a 48 anni. E sulla base di uno scherzo che mi hanno fatto dei colleghi, volendomi inserire in questo concorso per Celeste Esordienti. Io sono un lettore forte, sempre stato, e quindi sulla base di questo concorso che ho vinto, io poi mi sono ritrovato a essere lanciato in questa nuova carriera che rappresenta questa seconda parte della mia vita. Io non vorrei raccontarti l'inizio, ma vorrei raccontarti qualcosa di legato proprio al rapporto con i lettori. A me sono successe cose bellissime durante la scrittura. Innanzitutto, io sono uno scrittore napoletano, quindi molto connesso alla mia città. La nostra città, tu lo sai, è magica, e ha Certo. tantissimi aspetti, diciamo, quasi soprannaturali. Una volta io firmavo copie, ma all'uscita del mio libro, nella fila c'erano due bellissime ragazze, molto somiglianti tra di loro. La prima mi chiese la dedica e mi chiese di dedicare il libro a Veronica, e io scrissi a Veronica con affetto. L'altra, che venne subito dopo, disse, mi diede il libro e disse a Veronica, e io rimasi sorpreso perché erano simili fra di loro, evidentemente sorelle, ma tutte e due chiedevano la dedica alla stessa persona, a Veronica, e disse, chi dei due? Chi delle due è Veronica? E quella che era davanti a me disse, no, Veronica non è nessuna delle due, è nostra sorella che non c'è più e che era una tua lettrice forte, per cui noi ogni volta compriamo il libro da leggere e lo facciamo dedicare a Veronica. Ed è una cosa secondo me bellissima, molto dolce e tenera, che a me rimase fortemente nella memoria. Un'altra persona è un uomo anziano che viene a ogni prima presentazione dei libri e veniva sempre, lui si faceva firmare questo libro, dice, dottor, per mia moglie che si chiama Patrizia, io dissi, vabbè, per Patrizia, eccetera, eccetera. E ogni volta, finché io ho un terzo, quarto incontro, che vedevo sempre questo signore che mi portava questo libro da farsi dedicare a Patrizia, dissi, ma sta signora Patrizia non me la fate conoscere, non viene mai. E lui disse, no, dottor, non c'è più, non c'è più da tempo, però lei faceva la collezione di tutti quanti i libri e io continuo la collezione. E io dissi, ma lei li legge? Dice, no, dottor, io non so leggere. Quindi No. l'idea di quest'uomo che comprava questo libro per la moglie, che non c'era più, ma che non sapeva leggere, è una cosa che mi interferisce moltissimo, moltissimo. E l'ultima cosa che ti voglio raccontare, proprio relativa alla mia attività, è una persona, un uomo, che mi venne, un giovane uomo, che mi venne a dire, a raccontare una volta, proprio in sede di presentazione, che la sua mamma, malata terminale, stava leggendo Vipera, il mio romanzo, e lei stava per proprio gli ultimi giorni, e a chiunque andasse a trovarla per salutarla, diceva, sì, non ti preoccupare, io sto bene, leggimi per favore, perché non ce la faceva a tenere in mano il libro, leggimi per favore qualche pagina del libro. E ce la fece in tempo a finirlo prima di andarsene. E questo è un modo di salutare. Questo rappresenta un po' il discorso che i nostri libri hanno dentro, un mondo in cui il lettore entra, a cui il lettore partecipa. Tu sei uno straordinario attore, quindi sai che Grazie, entrare nei ringrazio. personaggi ed entrare nella stessa sintonia con il racconto è fondamentale per recitare una parte, ma è fondamentale anche leggendo un libro. Quindi diciamo, gli aneddoti che io voglio raccontarti sono questi, ne avrei anche altri, molti, relativi alla tenerezza del rapporto che c'è
fra lo scrittore e il lettore attraverso il personaggio. Beh, la forza comunicativa della tua scrittura. La scrittura non in lo genere. nascondiamo. Adesso Maurizio De Giovanni è un punto di riferimento per la letteratura italiana, per romanzi gialli, hai costruito tanto, hai donato tanta emozione ai lettori. Io ti seguo sulla tua pagina. Costantemente tu sei presente, chiedi il confronto. È proprio questa comunicazione di cui tu parlavi, di questo continuo scambio di emozioni, di questo introdurre un personaggio. Per esempio, mi ricordo che qualche tempo fa stavi salutando un personaggio che ti ha dato tanto e la gente era sconvolta, la gente diceva no, fermati, no, non lo fare, è come perdere una persona cara, è come sì, perdere è un Ricciardi, è come perdere un padre, è come perdere un punto di riferimento, è come perdere un compagno che tutte le sere in qualche modo ti ha fatto compagnia per delle sere che tu hai deciso di stare insieme a lui. Io infatti, per esempio, uno dei libri che ho, ma ne ho altri dei tuoi, è Il senso del dolore, cioè L'inverno del commissario Ricciardi, che ce l'ho qui. Sono dei punti di riferimento, quindi è una cosa importante, è come cambiare casa, sai, è come andare da una casa all'altra, perdendo i vicini, gli amici, perdendoli tra virgolette, perché poi puoi sempre andarli a trovare, puoi sempre ritrovarli. Io mi piace pensare di poterli ritrovare questi, ma io credo che sia una condivisione dei mondi. E come sai, è una cosa strana, è come sognare. E poi il domani mattina svegliarsi e gli altri conoscono il tuo sogno e parlano del tuo sogno. È un'esperienza, io credo, meravigliosa. Ma è un sogno o è un incubo? Può essere un incubo, sì. Può essere un incubo, credimi. Allora, io credo che il regalo più forte, più grande, che uno scrittore possa fare ai suoi lettori è doversi per forza immedesimare in persone e in ruoli che ti sono molto lontani, cioè diventare un pedofilo, diventare un assassino seriale, diventare un violentatore, diventare uno che tiene la propria donna in schiavitù per poterla raccontare, perché per poterlo raccontare tu ci devi entrare dentro per forza. Credimi, è una cosa veramente che può essere devastante, può essere molto molto penoso, e io lo faccio con molta fatica a volte. Però mi rendo conto che so scrivere solo così. Cioè, l'unico modo che io conosco di scrivere è quello di raccontare in questa maniera. Grazie Maurizio, grazie per averci donato queste pillole, questi pensieri, questi momenti che hanno caratterizzato la tua vita da scrittore, ma anche da Maurizio come essere umano, perché si è prima, lo grazie. Diciamo sempre, si è prima esseri umani e poi si è artisti, come nel tuo caso. Io voglio adesso raccontarti la nomination successiva. Vai. E la nomination successiva mi è nata proprio da te, nel senso che tu ricorderai, o forse non ricordi, che noi abbiamo fatto una bellissima cosa insieme un giorno all'HDE. Allora l'HDE era alla via Tribunali, a Piazza San Domenico Maggiore. E noi facemmo una cosa che a me è rimasta molto in mente, cioè in cui tu mi accompagnasti per una volta non da attore, ma da straordinario, meraviglioso percussionista. Grazie. In un racconto legato al calcio. Ti ricordi? Venne tanta gente ed erano entusiasti di quel modo di raccontare, che è una cosa che peraltro dobbiamo ripetere prima o poi, perché fu divertente, bello e molto gratificante. E allora unire la letteratura e la musica in una città come questa, che fa della musica un modo di pensare, un modo di ragionare, un modo di respirare, cioè l'identità della musica all'interno di questa città è fortissima, io ho pensato di nominare Daniele Sansone. Daniele Sansone è il leader degli A67. Gli A67 sono un gruppo avanzatissimo, fortissimo, che ha recentemente prodotto questo meraviglioso disco che si chiama Naples Calling, al quale io ho scritto, per il quale io ho scritto una piccola introduzione che è all'interno del disco. Daniele è un personaggio fantastico, un ragazzo colto, intelligente, profondo, ma anche fortemente popolare, nel senso proprio bello del termine. Lui è di Secondigliano, A67 significa la 167, il modo popolare, intendere, esatto. E sono sicuro che i tuoi ascoltatori si divertiranno molto a sentire quello che lui ha da dire in merito all'arte e in merito alla città.
Grazie, sono molto contento di questa nomination perché dalla letteratura adesso ci andiamo a fondere nella musica. Io ti ringrazio, spero di vederti presto e di riabbracciarti, di sembrarci di nuovamente. poterci assemblare, sì. Ciao Gabriele, a presto. Grazie Maurizio, grazie.